Se tu ti iscriverai, tanti video vedrai. Se tu l'abbonamento farai, tanto felice mi renderai. Effettivamente come cantante non sono niente male, lo so perfettamente. Oggi andremo a vedere il 2S38, però prima vi ricordo che all'interno del gioco, in questo preciso istante, c'è il 50% di sconto praticamente su tutto, sulle unità premium, 50% di sconto, e sulle unità che costano crediti. Inoltre c'è anche il 50% per quanto riguarda l'anno premium e i 90 giorni. Quindi se dovete fare, mi verrebbe da dire, degli acquisti, è il momento adatto per farli. Molto importante anche per quanto riguarda le modifiche e tutto quanto scontato, anche il talismano che ti va a dare praticamente il 100% in più di guadagno di esperienza con un'unità normale. Quindi se vi piace un'unità in particolar modo del ramo e non è premium, acquistate il talismano. Torniamo al nostro carro armato che ha comunque sia un premio di 678% per quanto riguarda l'esperienza e 188 per quanto riguarda il guadagno dei leoni. Sblocca in maniera efficace dall'era 1 all'era 7. Cosa vuol dire? Che se tu compri questo carro armato potrai sbloccare efficacemente dando esperienza appunto a tutti gli altri carri armati. Quindi giochi questo e ti sblocchi tutti gli altri. Il concetto è un po' questo. Particolarità del carro armato: abbiamo un cannone da 57 che è praticamente un autoloader. Che cosa vuol dire? Che abbiamo nel caricatore 20 colpi. Li spari a distanza di mezzo secondo, quindi spari il colpo, mezzo secondo, spari l'altro colpo, così via finché il caricatore non viene esaurito e poi viene ricaricato. Se utilizzate tutti i colpi, altrimenti sparate, non so, 5 colpi e poi comunque sia si va a ricaricare. Per quanto poi riguarda il lanciagranate fumogene da 81 per 12, abbiamo la possibilità di utilizzarlo. Una mitragliatrice 7.62 che non serve a niente, è un carro armato anfibio, quindi può andare nell'acqua, ok, può. Perfetto. Per quanto poi riguarda le modifiche, abbiamo lo scout, essendo un carro armato leggero, può utilizzare anche l'artiglieria, il supporto di artiglieria. Cosa dobbiamo dire più? Che io personalmente utilizzo le 3 UBM22. Ho registrato delle clip, spero vagamente interessanti, e quindi andiamo a vedere come funziona questo 2S38. Carro armato che esplode con un singolo colpo, dobbiamo dirlo però. Per la cronaca, partita, via, gameplay. Ah, importante, iscrivetevi se questi contenuti vi interessano, commento e mi piace e condividete il video magari dove preferite se volete darmi ancora di più una mano. Gameplay. No, 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 no. Avrei tanto voluto farla io la kill, porca miseria. E l'ho mancato. Allora, andiamo verso davanti a me. Ce ne sono almeno due qui. Non sarà facile però, eh. Sono esattamente su Bravo loro e quindi io o aspetto perché potrebbero uscire di qua, probabile, e a questo punto sarebbe un easy kill, oppure venire da quella parte. Le forze alleate hanno conquistato una zona.
Yes! Ok. Ce la siamo costruita bene. Sì, però poi non mi devi rompere. Vabbè, era il secondo, vero? Era il secondo. Da dove? Da dietro? Laterale. Laterale, quello allora è avanzato. Perché questo è il secondo che avevamo visto tramite il... Vabbè. Però questa ce la siamo costruita bene. Ancora una volta dobbiamo utilizzare il nostro drone. Allora, qua... Ui, ma quanti ce ne sono qua? Ce ne sono tantissimi. Almeno un paio sicuri. Stanno catturando Alfa, chiamata di artiglieria. L'ho visto, cioè non è che non l'ho visto. Bravo. Però ce n'era un altro. Bravo. Io ne ho visti due, però a questo punto c'è il terzo. Sì, ragazzi, però è uno sbatti continuo fare sta cosa, cioè con questo cacchio di drone. Pulito, su bravo sembrerebbe. È vivo quel carro? Sì. No, chi è che mi ha colpito? Proprio lui da dietro, mi sa. No. È normale, è normalissimo. Sinistra, sinistra. Eh sì che mi vede. Bersaglio integro. Colpo. E mai che mi dà una kill, oh. Destra, 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 destra. Ho visto, ho visto, ho visto. Sta là. T-72, che facciamo? Avevo visto 10 kill addirittura. Tutto molto bello, però non penso che ce la facciamo. Difficile.
Hai fatti vedere? Yes! Dai, è mia, non ci provare, non ci provare, è mia, è mia, è mia, è mia. Boom. E con l'altro missile avevo provato a prendere l'aereo, ma troppo veloce, quindi... Il 50% di sconto non ha effetto sulle ultime unità che hanno aggiunto nell'ultimo aggiornamento, quindi saranno disponibili attualmente a prezzo pieno. Le cose dovrebbero cambiare, penso, per Natale, dove saranno appunto messe al 50%, perché comunque sia, hanno sempre fatto così. Quando rilasciano un aggiornamento e ci sono degli sconti, quell'aggiornamento non usufruisce appunto degli sconti. Per quanto riguarda il 2S38, sicuramente ci sono carri armati più interessanti se volete sbloccare il ramo sovietico. Io personalmente non prenderei questo carro armato, troppo troppo leggero mi verrebbe da dire, anche se divertente, però ritengo che sia più divertente un IS-6 oppure un Object 120, che, come dire, non vanno mai fuori moda, ok? Però questo qui un po' troppo complicato, poi sei one shot ogni volta, devi usare questo drone. No, non ci siamo, o perlomeno sono i miei gusti. Ragazzi, video terminato, io come sempre vi ringrazio per i like, i commenti e le visualizzazioni, e noi ci vediamo con un prossimo video, un prossimo gameplay e una prossima live. Ciao! Facciamo un po' di acquisti, va? Abbiamo qualche golden eagle, la spendiamo. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves.